Entriamo nella grande sala del Castello Sforzesco che ospita la raccolta stampa Achille Bertarelli, possiamo ammirare un'opera veramente straordinaria. È il disegno Iconografia della città del Castello di Milano, realizzato nel 1734 da Giovanni Battista Riccardi e raffigura la mappa di Milano, incorniciata dai disegni dei 32 edifici più significativi. Ma noi ci soffermeremo sulla vista a volo d'uccello che si trova nella parte inferiore del disegno. Il Riccardi, nelle due leggende ai fianchi della vista, evidenzia alcuni edifici che probabilmente all'epoca dovevano avere una certa rilevanza. Altri, seppur importanti, non vengono disegnati perché coperti dalle costruzioni in primo piano che si fittiscono in direzione del Duomo. Il disegno viene realizzato con grande perizia tecnica e accuratezza, utilizzando la china e l'acquerello su 15 fogli di carta montati successivamente su una tela di juta. Il lavoro era dedicato ai 60 decurioni del Consiglio Generale di Milano e rimase appeso per anni nella sala del Palazzo dei Giureconsulti, Obroletto Nuovo. Il recente restauro, eseguito da Elena Lodi e finanziato da Italia Nostra, ha parzialmente rimediato alle ingiurie del tempo e a maldestri lavori di consolidamento fatti in epoca recente. Parte dei particolari, soprattutto in primo piano, sono andati però perduti, ma oggi il grande disegno, che misura quasi 3 metri per 3, e al sicuro in una teca ad atmosfera controllata, documento unico di come fosse la città a metà del XVIII secolo. Cominciamo a vedere la leggenda partendo da Occidente, dove la prima chiesa che osserviamo è San Vittore Grande. Seguono la chiesa di San Vincenzo in Prato, di fronte alla quale vi era l'ospedale dei pazzi con la relativa chiesetta. Si sarebbe trasferito di lì a poco alla Senavra. La chiesa di San Vincenzo, che vediamo nella foto in fase di restauro, venne sconsacrata nel 1797 e verrà anche adibita a fabbrica di prodotti chimici. Prossima a San Vincenzo, la chiesa di San Calocero, demolita nel 1951 dopo essere stata gravemente danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Santa Maria delle Grazie, in questa fotografia prima dei restauri di fine Ottocento. Il Palazzo delle Stelline, le Orfanelle, con il suo piccolo oratorio, oggi ancora esistente. Lo scomparso monastero benedettino di Santa Lucia, soppresso nel 1776. La chiesa di San Girolamo, convento dei padri gesuiti, ormai scomparsa. La Basilica di Sant'Ambrogio, con il campanile dei canonici, ancora della stessa altezza rispetto a quello dei monaci. La chiesa di San Francesco Grande, oggi scomparsa, dove, facendo attenzione, si può osservare la facciata ancora incompiuta dopo il crollo del 1688. Santa Maria della Vittoria, nella foto con la facciata ancora incompleta. San Maurizio al Monastero Maggiore, con il suo massiccio campanile di origini romane. Monastero scomparso di Santa Maria delle Vetere, cioè vedove, la chiesetta di San Bartolo, di cui sopravvive solo il fonte battesimale, nel cortile dell'odierno edificio, la basilica di Sant'Eustorgio con il suo alto campanile, qui prima dei restauri ottocenteschi. La chiesa di Santa Maria alla Porta, ancora con la cappella della Madonna, distrutta poi dalle bombe durante l'ultima guerra. La Basilica di San Lorenzo, come appariva prima che venissero abbattute le costruzioni che la circondavano. La torre di Palazzo Soncini. Thank you.
Castello Sforzesco, prima della ricostruzione del Beltrami, quando ospitava ancora le guarnigioni militari. Questi disegni, di fine Ottocento, colorati con il computer, fanno capire come appariva la città dal lato del castello, appena fuori i bastioni. La chiesa di San Giorgio a Palazzo. Il monastero cistercense di San Luca, costituito nell'ex ospedaletto proprietà dell'ospedale maggiore, e le chiese di San Celso e Santa Maria. San Celso, nel disegno, non aveva ancora subito l'amputazione delle prime navate. San Simpliciano. San Sebastiano. La chiesa di Sant'Alessandro con i suoi due campanili affiancati. Le due chiese di San Paolo e Sant'Eufemia. In questa incisione Sant'Eufemia ci appare prima dell'intervento dell'architetto Terzaghi nel 1870. La chiesa di Santa Maria Maddalena al Santo Sepolcro, che vediamo prima dei restauri, con i campanili di diversa altezza. La chiesa di San Giovanni in Conca, con il suo campanile trasformato in osservatorio dal Moscati, che vediamo durante la demolizione, sorte che toccò anche alla chiesa. Piazza dei Mercanti, con la torre di Napo Toriani, inglobata poi nel Palazzo dei Giureconsulti. La chiesa di San Marco, che vediamo prima dei restauri e con il campanile ancora senza la piglia. La chiesa di Sant'Apollinare, che ospitava il convento delle Clarisse, soppressa nel 1792, e la chiesa di Santa Maria della Visitazione, in Santa Sofia. Chiesa di Santa Maria della Scala, demolita per costruire il nuovo Teatro di Milano. Il Duomo, ancora senza guglie, se si eccetto la zona absidale, e con il campaniletto, come nell'affresco seicentesco di Giovanni Battista Lampugnani, nella chiesa di Sant'Ambrogio a Legnano. Di Porta Romana, ora scomparsa. La chiesa di San Nazzaro. Il campanile di San Gottardo, ancora all'interno di Palazzo Reale. La chiesa di Sant'Antonio con il suo antico campanile. La chiesa di Santa Maria del Paradiso. La scomparsa chiesa di San Lazzaro, costruita accanto al convento delle suore di San Domenico, la chiesa di San Bernardo, anch'essa andata perduta,
le cui rovine si possono ancora vedere in corso di Porta Vigentina. La chiesa di Santa Caterina in Brera, delle monache umiliate, all'incrocio tra via Brera e via Monte di Pietà, una volta contrada di 4 monasteri dal numero di istituzioni religiose che vi si trovavano. L'ospedale Maggiore. La chiesa di Santo Stefano. La chiesa di Santa Maria dei Servi, demolita per costruire San Carlo ed allargare quello che diverrà Corso Vittorio Emanuele. La chiesa di San Barnaba. La chiesa di San Filippo Neri con il collegio femminile, oggi scomparso. La chiesa di Santa Maria della Pace, fotografata proprio dal campanile di San Barnaba. Chiesa di San Pietro in Gessate, nella foto dopo i terribili bombardamenti del 1943. Il Foppone o cimitero dell'ospedale, con la chiesa di San Michele ai Nuovi Sepolcri, oggi rotonda di via Besana. Chiesa di Santa Maria della Passione, con la sua grande cupola, nella foto ancora circondata da orti e giardini. E per finire, la chiesa scomparsa di San Rocco, in fondo all'attuale corso di Porta Romana. Fino a 2 secoli fa, Milano sembrava un grande paese. La maggior parte degli edifici non superava i 3 piani, i campanili, anche quelli più piccoli, dominavano con le grandi chiese lo skyline della città. Poi Milano è cresciuta e i campanili sono scomparsi tra i palazzi.